proprio di qua, vero? Sì. Quando arriva il tempo, quindi vengono in crisi, Ah, va bene, quando arrivano le 8. Noi facciamo di solito un'ora e mezzo, fino alle 8. sì, certo. Ok. Perciò, volta mi Va bene. Questo lo mette dove vuole, si può attaccare così c'ha la pinzetta. Dove? Così non perde proprio, vero? Si sente, no? Questo lo vuole tenere. Questo è una tasca. Non lo so, dove vuole? Vero? Non so, quando pronto, se presidentessa pronto o no? Com'è? Come siamo? Ha bisogno di più luce? Va bene così? Secondo me va bene così. Io posso dire che ti dà una cosa che c'è con me e poi la super fuori. E lo so che non mandarla e la vita di più. Io, la loro budessa che muore, di solito la regina in tibetano, loro si chiamano. No, non so come vuole, andiamo solo il fuori. Preghiera di richiesta, lode del Bodhisattva Muni. Ah, qua, prima qua. Non so, se vuole solo il Su dal cuore, va bene. Tanto risiediamo insieme, no? sì. Tutti. Ok. Siamo pronti? Benissimo. Tumba zonde de sin se pa ta chomba yan ta pa go pe san je ri pa da sap su temba de war se ji de temba je u dul ve ka ru ju wa la ma me ba pha ta mi nam ji tem san je chum de de pe je wa sa ja tu pa ma cha sa lo chu tu ja sun chu Tempa chomden de dixin sepa ta chompa yang ta pa lope san Ripa dan shasu tempa devar sepa jiten chenpa jivu dulvin kalu juwa Nana menpa lata minna Tempa sanje chomden de pe jeva chakya tupa la chakalo Rupra jasun cheo Tempa chomden de dixin sepa ta chompa yang Dobe zanje riba dan shasu denpa devar sheba jibin chenpe jivu dobe kalu jubwa lana
Andiamo dal cuore, vero? Perfetto. Ah, pagina 6, che c'è? Ah, ok. Ah, quello che mi è stato finito qua. Ah. Senjo denpa dinden dere se, senjo tawa chala chan, zelo dide jena suma suma ji, nyame shunye chola. Bumbu tuje chenden ba tamje chenbe ten ba bo so na yin den ya zu xin de xin shen la cha ta be de cha de wa ju de be ne so le de xin ti de de nam so ju wa xin ju cho la cha se lo cho ne de nam ya ten la ba da la ra do ne xin ge ta ba yin den de ki ju la ya cha Kintun ju su la cha tse lo, kyo pa che la cha tse lo, kintun ju la cha tse lo, sum la ta du ju cha tse, cha cha wa tam che la, shi du kyun je chang yin ki, lu tu pa ye nam kyun tu, cho to de pe cha tse, wa ti pa che yang di cha xin, ke wa kung sum so pa tse. Rangi sende yonsu de dene zangi tenpa yi kama ravri mame dan gyuma sewa chuburu. Milamu lo dan tintavu duje chunam je darda sunam di tamje sipa yi koban atomne kinji tadu. Kada nada shive laptu be sipi chule ndrawa drawa. Papa, quel giorno la oh, com'è? Sì. Italiano, ok, molto bene. Così una volta il Bhagavan dimorava Rajagiri sulla montagna Pico del Tutto, assieme a un vasto sangha di monaci e vasto sangha di bodhisattva. In quell'occasione il Brahman era assorbito nel Samadhi della categoria del Samadhi, l'associazione profonda. Contemporaneamente, il Bodhisattva Mahasattva Hariavalagrishvara stava applicandosi della saggezza, vedi anche. Qui è stato Avalokiteshvara rispose allora venerabile figlio di Sita. Sariputra, o figlio dell'Ignaso, figlio di Sita, nella pratica della profonda riflessione della saggezza dovrebbe applicarsi quando non è nuovo. Tenendo correttamente e potenzialmente anche 5 arcate come vuoti in ogni scena natura. La forma è vuota, la vuota è solo forma, non è altro che forma, forma non è realtà. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, sensazioni, fattori che compongono l'esperienza, similmente si debuttano tutti i fenomeni che sono realtà. Spiriti, credesti, non potete, non sono. Non ci sono forme di sapori, di oggetti, di
Non c'è ignoranza, né confusione, né ignoranza, né rinchiude vecchiaia e morte, né rinchiude vecchiaia e morte. Finalmente non c'è sofferenza, origine, gestazione, pensiero, non c'è saggezza suprema, né impedimenti, né una mancanza di impedimenti. Perciò c'è ripulta, poiché non c'è impedimenti, utilizzando la spazio di ora, le loro menti senza più osservazione, essendo completamente andate a guidare ogni errore, raggiungere il punto finale di Nirvana, ed è l'eterno che, cambiando la percezione della saggezza, tutti i punti rinforzati nel tempo si sono anche completamente risvegliati alla sopportabile, perfetta e piena illuminazione. Perciò il mantra della percezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non è uguale, il mantra della pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso dovrebbe essere costruito come vero, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Dai Adamo, che la brigata della casa della brigata di Mahatma, per questo stesso modo che il Bodhisattva ha mandato dovrebbe concentrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavani è emerso da quei samadhi e nel giorno di Santa Manala, Maria Volosi, dice: ben detto, figlio di Gugna, che dovrebbe praticare la perfezione della saggezza, proprio tu che mi hai incontrato, per fini di attaccare il mio nemico. Quando il Bhagavani è così parlato, venerabile il figlio di Santa Manala, Maria Volosi, verso coloro che dal mondo degli dei uomini che mi hai incarnato e stanno nel corso della gloria della Madonna. Benissimo. Ama kuncusun diye kaydettiğim başında tabii ki baba gibi, meyve gibi, şıva gibi, artık şıvır gibi, tacı taşı mindin çörenge batınca için kendi kuru yesu ha, geri tonda gece şıvanı, mindin yedir, değil mi? Tamam. Tüm böyle gücü yapınca çok yedir, taşı beygen kendini böyle çok. Değil mi? Değil mi? Benissimo. Adesso è la luce. Sangye Chodan, Soje Chonam La, Sangju Pasu, Sangye Chodan, Soje Chodan, Soje Chodan, Soje Chodan, Soje Chodan, Soje Chodan, Sangye Chodan Soje Chonam La. Dage Sangye molto bene. Va bene, se vuoi, uguale, non è tanto, ovvero non è per la Buddha, non è per me. Sashi, tu Gesù, che mi ha dato un ruolo, non si vede che mi ha dato un ruolo, non si vede che mi ha dato un ruolo, non si vede che mi ha dato un ruolo, non si vede che mi ha dato un ruolo, non si vede che mi ha dato un ruolo, non si vede che mi ha dato un ruolo, non si vede che mi ha buon pomeriggio o buonasera a tutti. Sono felice di essere qui, Samana Bhadra, Buddha primordiale.
centro della Buddha per me. È una centro più antica, Roma, vero? È storico, importantissimo. Poi era fondatore, fece Gyambir Senge, che ho mai conosciuto personalmente, ma sentito sua fame nel monastero, era incredibilmente grande. Allora, c'è una buona combinazione, fondatore grandissimo, il centro, nome bellissimo, Buddha primordiale, no? Assoluto Buddha innata, Buddha naturale, ognuno dentro di noi abbiamo. Poi, primo centro, quasi in Roma, tibetano, almeno, altri non conosco. Molto storico questo centro Samabhadra. Ha fatto tanti grandi servizi di Dharma a tanti romani, soprattutto questo ha portato tanti felicità, gioia nel cuore di tanti singoli esseri. In Italia o Roma, romani. Questo è il motivo del centro, no? Il motivo del centro è produrre gioia, felicità, contentezza, armonia, nel cuore dell'umano. Ogni singolo umano, questa è la contribuzione, quella che fa da un centro, una manifattura, si può chiamare anche manifattura della cuore felice, cuore gioioso, un cuore contento, vero? Cuore soddisfatto. Questa perciò una questo centro ha fatto tante cose, bellissime cose, poi che sono già giù tantissimi anni, una persona veramente bellissima, coraggiosa, no? Ha faticato, lavorato fino a fondo qua al centro, e questa cosa veramente è rimasta nei tanti cuori di tanti suoi discepoli, suoi membri di centro, no? E questo poi cambiare, tutte le cose cambiano, impermanente, questo è l'insegnamento di impermanente, e vuol dire tutto provvisorio, non aspettare qualcosa, rimane sempre, no? Questa nostra aspettativa fa soffrire noi stessi, perché noi aspettiamo le cose durare sempre, stesse maniere, non cambia, non vuole cambiare, allora questo portano la contraddizione dentro di noi stessi, no? Vivere con la impermanenza, ma volere permanente. Non è possibile, vero? Questo è lo conflitto. In realtà, no? Abbiamo dentro di noi, e questo la nostra vita umana è vivere nella contraddizione. Il nostro compito è compito di Dharma, è missione di Dharma, è meditazione, è preghiere, è trovare l'armonia nella contraddizione completa. Se forse non esiste contraddizione, non sarebbe nessuna energia. Energia, qualsiasi energia, qualunque energia è la produzione dell'incontro tra due fenomeni contraddittori. Per questo
questo motivo, nostra contraddizione, abbiamo dentro il nostro cuore e mente conflitti, confusione. Tutto nasce dalla contraddizione, ma è un'energia. Possono produrre l'armonia. Senza questa contraddizione non ci può essere armonia. Non è possibile. Allora, questo Dharma, pratica di meditazione, non è una seguire una cosa fisso, no? Ricetta fisso. Qui Occidente è il problema principale, quello, non solo Occidente, diciamo paese dove sviluppate, diciamo, più tecnologizzati, hanno tutte queste aspettative di tutto pronto, no? Tutto preparato, ricetta fisso, ricetta pronto, menu fisso. Però meditazione di menu fisso, l'amrim menu fisso. Tutti aspettano così, è facile, vero? Non è possibile. Menu fisso, ricetta pronta, non c'è. Però, perché? Tutti impermanenti. Vero? Impermanente vuol dire cambia, tutto cambia. Ogni singolo minuto cambia. No? Perciò questa è la pratica del Dharma, un compito importantissimo. Io di solito dico, chiamo questo il lavoro più difficile che uno possa fare sulla terra, pratica del Dharma. Pratica del Dharma non è una via di fuga dalla confusione della vita, invece affrontare con la maniera armonica, maniera giusta, soprattutto nel buddismo noi chiamiamo dalla via del mezzo, no? Dal punto di vista della via del mezzo, la filosofia della via del mezzo. Questa via di mezzo non è un compromesso, è una via di mezzo vuol dire giusta, modo giusta. Modo giusta non vuol dire modo perfetta. Modo perfetta non esiste. Nella samsara perfetta non esiste. Samsara vuol dire imperfetto. Non aspettare perfetto. Perfezione è esagerato. Sei perfezione abbiamo, no? Generosità, moralità. Sei perfezioni sono imperfetto. Per noi imperfetto. Dal suo principio può essere perfetto. Di Buddha, se perfezione di Buddha, perfetto. Ma se perfezione di mio, imperfetto. Mio generosità, imperfetto. Mio moralità, imperfetto. Perché noi siamo esseri samsarici. Perché questo, nella pratica di meditazione, non può cercare perfetto. Non c'è. Allora, via di mezzo dove? Sì. Via di mezzo dove? Nostro giusta pratica della generosità, per esempio, è la meditazione perfetta o imperfetta? Senza risposta va bene. Importante è domanda. Risposta da viene da solo. No? Non lo so, io non lo so. Perfetto o non perfetto? Difficile sapere o no? Nella pratica, ognuno di noi, singolarmente, propria pratica di generosità, rendi conto, no? Mettiamo nella
calcula, perfetto o non perfetto, giusto o non giusto, non c'è di giudizio, non serve. Perfetto nella sua imperfezione, perfetto. Perfetto nella sua misura, no? È giusta. Questa è la giusta via, via di mezzo. No, compromesso, io generosità un quarto, altri metà, un altro tre quarto, altro uno pieno. Non c'è questa cosa. Ognuno c'è sua misura, giusta, su misura. Pratica di generosità, su misura. E questa è la giusta pratica della generosità. Questo vale per tutte le pratiche. No? Io parlo, ho preso una, per esempio, no? Pratica di generosità. Allora, questo è la Dharma, no? Pratica del Dharma. Basato sulla via di mezzo, filosofia della via di mezzo, principio della via di mezzo. Questo è molto importante, una saggezza, intelligenza del nostro signor Buddha. Questo via di mezzo è una cosa molto affascinante, molto affascinante. Di solito qualcuno capisce via di mezzo dove? Per mezzo delle mezzo due estremi, in nihilismo. E che cosa altro? Assolutismo? Dice via di mezzo, dove? Dove nihilismo? Dove assolutismo? Prima di tutto non c'è una confine misurata, no? Non c'è. Dentro uno sua. Questo via di mezzo. Via di mezzo vuol dire? Via di mezzo una. Parola negazione, no? Negando due estremi arriva in mezzo. Ma parola dalla positivo, diciamo, non so, la parola giusta non lo so come dire. Positivo, posso dire? Puoi chiamare giusta via. Giusta via dove? Difficile. Giusta via, non c'è, non esiste una giusta via per tutti, vale per tutti, non c'è, questo non cercare. Di solito noi litighiamo, no? Perché è questo giusto, mentre qualcosa è centro, dice, uno dice non giusto, altro dice giusto. Ma questo è tutto diverso, giusto e non giusto, tutto diverso. Non c'è motivo di litigare due, è giusto, uno dice giusto, altro dice non giusto. Follia, vero? E questo è tutto diverso, giusto? Non giusto. Perché dal mio punto di vista, o dalla mia misura, dalla mia capacità, dal secondo la mia possibilità, giusta, riguarda altri, non giusto. Questo non mai cercare un comune, perfetto, giusto, nel mezzo, non c'è. Questo è fuori dalla pratica del principio della Dharma, vero? Allora qui, pratica del Dharma, noi parlando qua, no? Che cos'è il compito del Dharma nella vita? Questa è la via di mezzo o via giusta? Vuol dire ognuno ha la sua giusta misura delle pratiche questo che cosa devo fare? Curare curata no? Propria pratica di Dharma curata bene dalla propria come si curiamo adesso? No? Curare la propria pratica come si cura la pratica propria pratica?
Andiamo dal nostro, arrivo forse nel nostro argomento di oggi, diciamo, oggi il nostro argomento è preghiera e meditazione come aspirazione e realizzazione, vero? Questo. Preghiera una pratica, meditazione una pratica. Preghiera senza meditazione non è preghiera. Una meditazione senza preghiera non è meditazione. Chiaro? Allora, preghiera e meditazione, dal mio punto di vista, non c'è una distinzione, separazione. Preghiera accompagnata con la meditazione deve, e meditazione accompagnata con la preghiera. Questo è il modo di come curare la nostra pratica, no? La nostra pratica è generosità. Per esempio, una pratica, piccola pratica è generosità. Tutti noi abbiamo già, tutti abbiamo un piccolo cuore di generosità, già c'è, vero? Il nostro problema è, non è mancanza della nostra generosità. Il nostro problema è trascurato. Come dice? Trascurato la nostra pratica della generosità. Se noi curiamo bene la nostra pratica di generosità, la generosità fa parte della natura umana. Non bisogna piantare generosità, pazienza, no? Qualcuno ti deve regalare, o qualcuno deve andare a cercare da qualche parte, mi vuole pratica sei perfezioni, menu fisso, ricetta completo, vero? Se perfezione, ricetta completa del Dharma. Allora io dove andiamo a cercare? Già c'è. Il cuore umano è già nasce con queste qualità, no? Questa è la natura di Buddha. Natura di Buddha vuol dire non è qualcosa misterioso, strano, particolare dentro di qualche parte. Chi lo sa? Non è così. Natura Buddha vuol dire già nella nostra qualità del cuore umano abbiamo questo sé perfezione, no? Generosità abbiamo, moralità abbiamo, pazienza abbiamo, siamo pazientissimi. Pazienza, poi che dice? Perseveranza entusiastica, perseveranza massimo, vero? Bravissimi. Poi concentrazione, non mancherà, non è vero, non manca mai, vero? Poi c'è la saggezza, saggezza, tutti, gli italiani sono tutti saggi comunque. DNA, nel DNA. DNA degli italiani c'è quella saggezza, vero o no? È vero. Tutte filosofie grandi nasce por Veneta, no? Qui. Abbiamo tutti quanti saggi nella storia umana, tanti, perché DNA, saggezza già c'è, molto, molto, molto tanto. Deve misurare un po' generosità quando moralità. Quando? Pazienza, quando? Perseveranza entusiastica, quando? Concentrazione, quanto porzione? E la saggezza, quando porzione? Questo se, no? Già abbiamo, già, tutti umani, cuori umani, abbiamo queste sei qualità. Allora, praticare vuol dire? Curare queste sei qualità del cuore umano, deve curare. Come se curiamo? Perfetto. Questo contesto di oggi, argomento di oggi, come se curare? Curare con la preghiera e la meditazione. Allora, che cosa otteniamo? No? Che cosa otteniamo? Come risultato della
cura, no? Cura della pratica del Dharma con la preghiera e meditazione. Naturalmente. Arriva con la seconda frase, con il resto del titolo, no? Aspirazione e ispirazione, ovvero è la realizzazione. Ispirata, tua generosità, moralità, ispira, ti lascio così, trascurata, tua generosità ti ispira. Non ispira, vero? Tua moralità ti ispira? Non ispira. Allora, con la preghiera, con la meditazione, insieme, se cura la tua pratica della generosità e la moralità. Moralità qui generalmente consiste nella compassione. La compassione, l'amore. Questi due, anche la rinuncia, diciamo, questi principalmente la moralità, perché non fare male a altri, fare bene a altri, no? Questi due concetti, l'amore e la compassione. Questi sono la moralità. Se trascura, se curata tua compassione, l'amore, tua generosità, cuore generoso, se curata bene. Allora questo tuo cuore di generosità diventa una fonte, una risorsa della tua ispirazione, no? Ispirazione, che cosa ti ispira? Risultato della cura della generosità, che cosa ti ispira? Ispira la libertà, no? Ispira la felicità. Oh, questo generosità, cuore di generosità, la cuore dell'amore, cuore della compassione, da lì c'è qualche possibilità. Da lì c'è una qualcosa. No? Come una. Parola giusta, non mi ricordo. Diciamo, diventa una fonte o risorsa per la tua ispirazione. Oh, da lì nasce. Oh, non è possibile stare triste vita così. Vita, no? C'è altro modo di vivere, altro modo di raggiungere. C'è senso della vita. Significato della vita, perché fatichiamo tutti i giorni, perché devo mangiare tutti i giorni, perché deve. Che cosa facciamo se siamo qui? Routine. Orologio, diventa orologio uguale. Orologio gira tutti i giorni, andate 1, 2, 3, fine 24, e dopo ricomincia, 24, e se forse la nostra vita, così orologio, luna, ta 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 ta
perché è speranza, ispirazione, non c'è. C'è realizzazione, non c'è. C'è che cosa c'è? Solo c'è routine, no? Allora, vita, rendere la nostra vita diversa da questo tipo di giro nella routine. Questo è la samsara. Samsara vuol dire quello, giro nella routine, senza capire niente, altre cose. Tu messo dentro la gira stessa strada tutti i giorni, no? Stessa strada, stesso modo, la stessa cosa, tutti i giorni. Non c'è altre ispirazioni, realizzazioni, non c'è nulla di curare altre cose, solo lì, come animale dentro la vivere nella giù, no? Giù mette lì, Gesù. Questo è la samsara, no? Samsara vuol dire questo. Samsara non è bisogna diventare cosa complicata.
samsara facilissimo, no? Vita come orologio, finito. Che cosa è samsara? Una vita come orologio. Semplicissimo. Come orologio, sì. Gira, solo fa, non c'è nulla, non fa niente altro che girare, da, ripetere le stesse cose, girare lì, gira, no? Meccanico, perfetto. Visto? Definizione della samsara è vita, orologio, finito. Non serve tanto, samsara vuol dire poi deve andare all'interno, giù, il paradiso, giù là. Chi l'ha visto per l'inferno, paradiso? Papa Francesco, altro giorno, ha detto, inferno non c'è, detto. Perfetto. Una, veramente perfetto, detto una cosa incredibile. Che c'è? Chi l'ha visto in inferno? Un'esagerazione, è nient'altro, no? Altro giorno, ha detto Papa Francesco, inferno, inferno non c'è. Incredibile, è forte, forte, veramente forte, mi è piaciuto il sacco. Forte, si è detto, inferno non c'è. Perché ti fa paura? Gente, persone, gente mette paura, no? Perfetto. Anche qui, lì abbiamo, no? Samsara, gira, da inferno, paradiso, sei reme, che cos'è? Sei... Lascia perdere, Roma è già abbondante per noi, Samsara. Non so se sei reme, andare su, giù. Questo è il problema, no? Già capire, no? Come si chiama? Cartolino di Roma è già difficilissimo, vero? Strada. Oggi è già arrivare lì, Gian Paul, da Baldino qui arrivare già a poter. Poi dove andiamo a Cartolino di tutto sei re, andare inferno, poi c'è otto inferno, freddo, otto caldo. Poi c'è 30, che cosa? 7, quanti gradi c'è? Paradiso? 13 gradi. Palazzo, sembra Dubai dei palazzi, no? Non serve. Samsara significa? Vita come orologio. Senza anima. C'è anima? Non c'è. Allora, qui. Chiaro. Vita come orologio. Questo è il concetto. Allora, Dharma c'è il suo significato, no? Dharma vuol dire c'è anima, mente, no? Spirito. Allora questo mente e spirito renditi diverso dall'orologio, chiaro? Allora perché ti rende diverso dall'orologio? Perché questa mente c'è qualità sua. Nel contesto del linguaggio buddismo, pratica del buddismo, posso chiamare c'è sua qualità, sé perfezione. No? Sua qualità di natura del Buddha, sua qualità di generosità, cioè moralità, pazienza, perseveranza entusiastica, concentrazione e la saggezza. Questa sei qualità c'è. Questa sei qualità ti rende diverso dall'orologio. No? Allora questa sei qualità, se non curata, buttata, finito. Allora rimane la nostra vita miseria. Ci vuole misericordia lì, no? Quando ti rimane finito in miseria, allora arriva la misericordia. Se non è in miseria, misericordia no, non c'è lavoro lì. Chiaro? Questo è perché la vita in miseria? Perché ha trascurato la nostra qualità della mente. Qualità delle menti umane, trascurato. Trascurato la nostra qualità della nostra mente umana. Allora, come se curiamo, devo curare? Forse due strumenti, preghiera e la meditazione. Che cosa serve? Come se curiamo? Che se curando con la preghiera e meditazione la nostra mente e cuore umana con la nostra qualità, che cosa portano? Risultato, come risultato? È ispirazione e la realizzazione. Chiaro? Ispirazione, oh, quando riconosci questo
qualità, risveglia, parola buddismo, no? Risveglia, bodhi. Risveglia, risveglia tua anima, con la, tu curando, con la preghiera e la meditazione, curando la tua pratica di Dharma, risveglia la tua anima, risveglia il tuo cuore, addormentata, come orologio, senza anima, no? Questo richiama, bussa, risveglia, bodhicitta, naturalmente, risveglia, da questo risveglia ti portano ispirazione, no? Oh, vita, c'è una precisa scopo, suo preciso motivo, c'è missione, c'è suo significato, senso, una cosa grande, cosa posso fare, no? Siamo resti qua, non per così passare il tempo, c'è qualcosa da fare, questo qua, possibile, possibile assolutamente, no? Nessun ti ostacola. Pratica Dharma posso fermare qualcuno, ostacolare? Ah? No, nessuno. Questa è la bellezza del Dharma qui. È incredibile, eh? Valore del Dharma. Non serve cassaforte nella banca, conto corrente. Non serve. Valore del Dharma, una cosa magico, vera magico. Nessuno può rubare, non ti dà peso, portare con sé, possono portare anche dal, no, punto di vista filosofia del buddismo e altri correnti di spiritualità, possono portare anche avanti infinita, diciamo, infinita. Questa è la bellezza del Dharma, la qualità della nostra anima umana. Questa è l'ispirazione, l'ispirazione risvegliando il nostro cuore. Ispirazione. Questa ispirazione porta alla fine realizzazione, arriva, no? Realizzazione. Realizzazione, che significa realizzazione? Realizzazione vuol dire trasforma, materializza, trasforma tu stessa nella separazione. Tua vita diventa generosità, no? Concretizzare, sì, anche. Per esempio, una bodhisattva, diciamo, dedica la sua vita per altri, no? Sinceramente, autenticamente, veramente. Riuscita questa realizzazione, allora che cosa è diventato? Sua vita è diventata generosità. Non c'è separazione tra mia vita e mia generosità, non c'è. Da quel punto sua vita è diventata generosità. Questa è la nostra ultima realizzazione, deve arrivare il nostro cammino. Nella vita, tua vita diventa generosità domani, sei liberato. Sei liberato da tutte le paure, sofferenze, problemi, confusioni, non è rimasto niente. Chiaro o no? Obiettivo immediato non è diventare generosità subito. Questo è il nostro problema di solidarietà. Allora io divento domani subito. Domani poi si diventa disoccupata. Non va bene, realizzazione troppo veloce non va bene. Più grande valore del Dharma è vivere nella pratica, non arrivare alla realizzazione, non importa. Non importa. L'importante è vivere nella pratica. Vivere nella pratica stessa diventa beatitudine della vita, gioia della vita, soddisfazione della vita. Più bel momento è mentre pratica, vivi nella pratica, non realizzazione. Realizzazione non è tanto felice, felice.
Felicità vera dove? Nella pratica. Nella perché? Felicità vera troviamo nella samsara. No? Oltre il samsara. Oltre il samsara noi non sappiamo. Inutile parlare dopo il samsara c'è nirvana lì, c'è qualcosa, luce, giallo, rosso, non so che cosa è. Quante spiegazioni? Io non lo so. Zero. Non mai arrivato lì? Allora come si sa? No? L'unica che noi sappiamo è nel samsara come funziona Dharma, come esce Dharma, no? Rendere la nostra vita bella, vita gioiosa, o no? Questo noi sappiamo, è vero? Allora vivere nella speranza, questo. Vivere nella meditazione è la preghiera con la speranza. Realizzazione poco poco, va bene, sufficiente. Troppo realizzazione non va bene, ne serve anche, perché deve essere tutto illuminato? Questo io ho capito anche, no? Tutti vogliono raggiungere l'illuminazione più presto possibile. Dopodiché che fa? Questo attaccamento alla Buddha, no? Attaccamento alla realizzazione non va bene, capito? La realizzazione deve arrivare da sola, anche meglio non arrivare, perché arriva troppo lì poi non senso. Importante c'è gioia, vera bellezza di vita, dove c'è? Mentre nella pratica, preghiera, meditazione, questo ti dà ispirazione, questo tre insieme, no? Tre insieme, trasforma la tua vita, trasformati, vede questa trasformazione giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese, anno per anno, allora ti dà incredibile soddisfazione, gioia. Oh! Questa crescita, no? Oggi bianco, domani nero. Non c'è momento di gioia dove? Non c'è? Non c'è? Momento di gioia non c'è. Ma invece, crescita, vedere la crescita, no? Allora lì c'è gioia, soddisfazione. E così la nostra pratica, bellezza della pratica è questa, no? Vivere nella preghiera e meditazione, producendo l'ispirazione e piccola realizzazione. Non grande subito, domani che cosa diventa? Diventa matto, vero? Nel senso, immagina, come se oggi qua domani diventa Nirvana, arriva al secondo felice sarebbe non senso, vero? Meglio arriva il piano piano, così almeno non rimane sciocco lì, sotto sciocco, vero? No? Questo è bellissimo, questa pratica del Dharma è questo valore, no? Non lo so, 6, 7, ok. Mi sembra abbastanza spiegato, no? Bene, diciamo, poi spiegare tutto inutile anche. Non lo so, io veramente mi piacerebbe lasciare tempo a voi, anche a quello che vuole chiedere, domande, eccezioni, vostra anche opinione, sarebbe... anche condividere, no? Con il gruppo sarebbe bello. Grazie. Stato talmente bravo, io vedo. Poi fatelo passare, come no? E
Riguardo alla contraddizione che sviluppa energia, ecco, questa era una cosa che, grazie alla sua spiegazione, ecco, un po' ho capito. Un esempio ancora più. Questo scientificamente, questo biodiversità, diciamo, no? Biodiversità, biodiversity, biodiversità. Senza biodiversità non può durare nulla nella Terra o nell'universo. Tutto nasce dalla diversità, no? Questa diversità è importantissima. Dal punto di vista biologico, no? Allora, punto di vista anche riguardo spiritualità, è stessa cosa. Cioè, io non ho visto questo sutra precisamente recitato nella una testa di Lo Chong, dice, Gisola Tava, Sanghi Gitung. Gisola Tava Sanghi means questa candela, no? Per esempio, c'è candela, c'è in mezzo, c'è una foglia, questo. Gisola Tava, Gisola Tava vuol dire attaccamento al sé, o aggrapparsi al sé, bramosi al sé, no? Tipo di egoismo, tipo di. Questo era, come questo, per produrre luce ci vuole costumino. Questo attaccamento al sé e egoismo era costumismo della luce dell'illuminazione. Bello? Oh, difficile, perché contraddizione grande sembra, appare una grandissima contraddizione. Diciamo, l'attaccamento al sé è egoismo, egocentrismo, diciamo, è la causa principale dell'illuminazione. Visto? Questo. Sembra, questa è spiegazione a quello parlato fino adesso, no? Fino adesso, perché nella samsara c'è tutto, perché senza samsara non c'è niente gioia, zero. Perché tutti cercano di uscire dalla samsara. Dove uscire dalla samsara? Come uscire? Chi è uscito? Chi è uscito ritornando? Dove sei? Non c'è nessuno. Tutto nella stessa barca. Se saliamo tutti insieme, se finiamo tutti insieme, non c'è nulla da fare. Però lì c'è bellezza, no? Nella samsara c'è tutta possibilità. Questo perché, questo è un specifico Lo Chong Mind Training, no? Trasformazione, pratica della trasformazione mentale. Lì c'è una pratica del Bodhisattva, un fortissimo, una coraggiosissima attitudine, vero? Allora lì, senza egoismo, no? Non può praticare la pratica della cambiare stesso con altri. Allora, chiaro? Questo è logico, bellissimo. Questo ho detto Atisha, no? Atisha era il suo maestro, Lamassa Lingpa. Lamassa Lingpa, lui dice, mio maestro, l'unica cosa che mi ha insegnato, pratica principale, quello che ho dato è questo. Praticare tuo egoismo come causa principale della tua illuminazione. Grazie a questo tuo egoismo, hanno possibilità di praticare questa gioia della Dharma e pratica della cambiare se stessa con altri. Buddha, senso è, che senso è? Una Buddha illuminato
cambiare, io pratico cambiare con stessa. C'è praticare? Non è possibile, vero? Solo uno che nella samsara completo possono praticare più grande pratica della cambiare stesso con. Adesso gioia della questa pratica quando? Immensa. Perché questo è la conseguenza della tua egoismo. Chiaro? Tu hai più grande ego, hanno più grande possibilità di praticare la cambiare te stessa con altri. Con altri. Dicevo, nel senso che prima di arrivare al concetto di altruismo bisogna riconoscere il proprio egoismo. Perfetto. Il proprio ego. Bellissimo, proprio così. Altrimenti certo. È come diciamo un po' Cristo diceva ama il prossimo come te stesso, però prima ama te stesso. Certo. Quindi incontra il tuo egoismo, incontra il tuo io, il tuo sé, il tuo centro, baricentro, eccetera. E poi puoi amare anche gli altri, andare verso gli altri. Bellissimo, proprio così. Grazie. Perché questa pratica molto bello. Riconoscere l'ego era una pratica importantissima, fa parte della pratica, l'importantissima nella pratica della Dharma. Mi piacerebbe anche di immaginare una similitudine, che senza la paura dell'uomo non c'è il coraggio. Cioè, anche lì, se non affrontiamo le nostre paure, non arriveremo mai ad essere qualcosa di diverso e superarle. Perfetto. Bellissimo. No, dicevo, proseguendo su questa linea, se non avessimo il senso dell'io, egocentrismo, non potremmo neanche rinunciarci. Perfetto. Perché non si può rinunciare a una cosa che non si ha. Più bisogna averlo. Certo. Questa è la pratica dello Chong, questa trasformazione mentale, vuol dire trasformazione mentale questo. Tu senza avere egoismo, come trasformare egoismo in altruismo? Non è possibile. Buddha non può fare questa pratica, vero? Non c'è egoismo, finito. Realizzazione non è importante. L'importante è c'è gioia vera nella pratica. Quando nella pratica c'è lì c'è pura gioia vera. Che sentono veramente nella tua anima, vive, riesco. Questo è contraddizione, no? Contraddizione. Lì, questa contraddizione da lì nasce l'illuminazione. Come dicevi prima, perfetto. Viviamo nella contraddittorietà. Se non vivessimo nella contraddittorietà, non capiremmo niente. Perfetto. Saremmo dei perfetti idioti. E crea sofferenza. Però poi crea gioia. Certo, certo. Sempre per cercare di capire un momento pure io mi faccio. Generosità e carità, io non so, ma a me sembrano per esempio concetti diversi. Mi dico questo, no? Perché mentre riesco a capire come la generosità, l'apertura e lo scambiarsi con il prossimo crea questo cambiamento dentro di noi, la carità, quella che vediamo praticamente per le strade di tutto il mondo e adesso in questo modo in Europa,
che è poi la richiesta industriale di soldi, di appoggio, di tutte queste cose qua. La carità, non, secondo me, non aiuta un'apertura come quella che abbiamo detto, perché diventa anche questa un mercimonio, cioè una cosa che si limita solo a uno scambio di soldi per salvarsi, pulirsi la giornata. Non so se riesco a spiegarmi. Per cui volevo chiedere se nel buddismo c'è una differenziazione tra carità e generosità, oppure sono una testa mia. Grazie. Sono stato un po' confuso. Ma quello dipende dal contesto del linguaggio, no? Parole. Generosità, come contesto buddismo, tradotto dalla dana, no? Sanscrito, dana vuol dire dare, no? Carità è anche un modo di dare. Perciò, però, principalmente generosità non dipende dal livello materiale, ma dipende dal soprattutto livello del cuore, no? Compassione, perfetto. Perciò, però, nel contesto dell'epistemologia italiana può essere diverso, generosità e carità, due cose diverse, però come traduzione dal linguaggio buddismo, terminologia buddismo, c'è anche connessione, tra, no? Generosità vuol dire dare vuol dire una semplice dare, no? Qualsiasi livello di dare è dare, non cerchiamo il perfetto dare, non detto. Generosità, anche imperfetta generosità, generosità. Perché nel discernimento la generosità deve essere sempre perfetto, non esiste. Perfetto non esiste. Dove è perfetto? Imperfetto è la sua perfezione, sua purezza, suo valore. Perfetto. Il linguaggio buddismo è così. Generosità vuol dire semplicemente dare la felicità a altri, qualunque può. Sia a livello materiale, sia a livello spirituale, sia a livello qualunque. Parole anche solo, tanto. Dare un pezzo di felicità a altri. Tutto qua. Vero? C'è un po'? Stai, dire qualcosa dice tu. Sì, più forte di tutto qua. Gian Paolo. Io c'ho un piccolo difetto. Aspetta, lì. Però le domande le sai fare. No, ma una domanda mia. Dunque, io c'ho una domanda che mi risuona da parecchio nella testa, eccetera. Ho già domandato a diversi che ce l'ha, ognuno ha avuto la risposta, però insomma la risposta, adesso voglio sentire la sua. Un esame? Eh? Un esame, è vero? Ha beccato. Allora, io l'ho capito. Peccato. Dunque, volevo dire, dice, la mente di un Buddha, è stato detto, si dice, che sia al di fuori dalla concezione umana completamente, la mente di un Buddha è completamente estranea a questo mondo e agli uomini. Allora, come fa un Buddha, una volta raggiunta l'illuminazione, ad essere compassionevole con gli uomini? Buddha, una volta giunta l'illuminazione,
quando esattamente come noi, uguale, non fanno niente di differenza, non cambiato niente, tutto lavoro sprecato, non cambiato nulla, fatica sprecata. Questo è il nostro problema, capito? Diventa Buddha, che cosa diventa? Fantasia nella testa, no? Ma io arrivato lì, non è mai tornato dietro, mai spiegato, mai fatto documentario di Buddha. Allora, inutile, no? Buddha com'è Anasta? Come sta bene Buddha? Chi lo sa? Non lo so. L'importante, il nostro problema è qui, samsara. Come si risolve il problema qui, samsara? È come se riuscire a vivere con la samsara, armonicamente, o vita produttiva, con ispirazione, aspirazione, e la potere realizzazione, soddisfazione, nel qui. Questo è il lavoro del Dharma. Dharma è, c'è solo lavoro nella samsara, non c'è fuori samsara, Dharma è finita, Dharma è disoccupato lì, non si chiede che lavoro. Dharma lavora solo lavoro nella samsara. Fuori samsara, Dharma trova lavoro? Non trova. Allora, che sai? Buddha, Dharma, Sangha, noi crediamo in una cosa che cosa stranissimo, invece loro vanno uguale con noi qua. Fuori del samsara non c'è niente. Non aspettare. Allora, queste menti di Buddha eccelse, al di fuori dell'umano, eccetera, è un'invenzione tibetana. Fuori dell'umano? Fuori dell'umano non esiste Buddha. Buddha era natura umana, no? Natura di Buddha nell'umano. Natura di umano è Buddha. Il livello ultimo, no? Questo è Buddha, esiste nell'umanità. Fuori l'umanità non c'è l'illuminazione. Tutto è qualità, valore, tutto esiste dentro l'umanità. Vero o no? Questo perché valore umano è la natura di Buddha. Vero? Cosa vuol dire? Buddha deve realizzare dentro di noi mentre viviamo nel samsara. Allora lì troviamo compensazione perfetto, dentro realizzato a Buddha, fuori nella, completamente nel samsara. Allora compensato completamente nel samsara e completamente risvegliato dentro, compensato, via di mezzo è quello. Allora esce. Sì, con Buddha dentro, no? Questo là. Allora questo è il lavoro del Dharma, no? Dharma che cosa fa? Produce la Buddha dentro di te. Dentro dove proprio mentre di samsara, qui. Altrimenti cercare visa, uscite dalla samsara, visa, vero? Timbrare il passaporto, prima deve comprare il passaporto di samsara, poi vanno a cercare il visto per andare oltre samsara. Ma non esiste. Quando tu arrivi da lì, il passaporto di samsara non vale più, perché tu andi fuori samsara, no? Vero o no? La contraddizione vede o no? Chiarissimo, tutto proprio chiaro. Deve essere molto realistico, filosofico, no? Noi siamo intelligenti, qui tutti dottorati, laureati, qui civiltà grandissimo qui, non è che elementare bambini insegna lì. Saggi, soprattutto italiani sono filosofi, tutti filosofi. Allora, qui abbiamo, deve trattare una Dharma a livello avanzatissimo. No? Vero o no? Questo là, dicendo, cercando di spiegare qui no? Ruolo di Dharma. Abbiamo dentro noi già curare con la preghiera, la ripetizione, produrre ispirazione della vita e la realizzazione
Sì, perfetto. Sei qualità della mente, la generosità, moralità, pazienza, perseveranza entusiastica, la concentrazione e la saggezza. Questo è la sei, perfetto. Quello è il ricetto completo della pratica del Dharma. Quante ore? 24 ore. 25. 25 pure. 24 ore. Perché veramente, perché possibile, possibile. 5 ore al giorno. Certo. Perché non fa niente. L'importante non è la quantità, ma la qualità. Pratica Dharma, tu fai un'ora o due ore, 5 minuti, 10 minuti, non importa. Il tempo non esiste, anzi già detto, no? Perché devi contare il tempo, ore, due ore? Che non fa niente, che tempo? L'importante è qualità, intensità della pratica Dharma. Intensità della pratica Dharma. Pratica Dharma come una diamante, no? Forte, sottile, potente. Tac, finito, illuminato tu, subito, no? Tempo non esiste, perché devo aspettare il tempo? Il tempo già detto non esiste più. Io già vivo nell'illusione del tempo, già samsara completo. Non, tempo non esiste, noi basato sullo, tutto sullo tempo. Domani, dopodomani, tutto. Almeno guarda dietro, no? Io mi ricordo che qui in Italia è passato 20 anni, niente, per me sembra ieri. Accorgi dopo, 20 anni? Non potevo credere, l'altro giorno mi contava, ero 20 anni, vero? Andate a ricontare. Il tempo non esiste, assolutamente vero. Cioè, non è importante ore, due ore, tre ore, una settimana, non c'entra niente. C'entra, quello che c'entra è potenzialità della tua pratica, generosità, moralità, compassione, pazienza, quanto forte è tua pazienza, quanto forte è tua concentrazione, quanto forte è tua saggezza, lì contalo. Non è conta quanto tempo, che noia, che aspetta il tempo, 5 minuti non passa mai poi. Vero o no? Questo perché illusione del tempo, no? Illusione. Illusione, totale. Non è importante quando ore, tipo, non c'è niente. L'importante è quando tu hai. How sharp your. Sharp, sharp. Preciso. No? Questo è l'importante. L'importante è quello. Sì. Qualità, diciamo, alla fine. Qualità della profondità, no? Delicato, no? Intenso? Sì, flippa. L'hai detto. Perfetto, una parola così, eh? Io tanta marippa. Ah? Tanta marippa. Marippa, grazie del marippa, esiste marippa. Marippa. Non c'è contraddizione, tutto questo, tutto che noi creiamo, dentro la marigua c'è riva, dentro il buio c'è luce, se non c'è buio, questa luce non sa niente. Dentro la marigua c'è lì, guardare dentro lì, buio, dove veramente, sottilmente, con la, tutto con la forza, lì c'è scattare. Questo è la no? Dharma dentro la nostra una misteriosa capacità, qualità, forza del cuore umano. È il nostro lì c'è, no? Lì deve cercare con la, tutto questo nostro l'importante è il tempo, se vuoi dormire tranquilla, quando vuoi, vuoi. Pratica anche 5 minuti con tutta forza. Tutto qua. Non bisogna faticare 5 ore. 18. 18, non serve niente. Se non c'è qualità, che?
mangiare cibo non buono, così non serve niente. Meglio una pasticca piccola, una no, buona, meglio o no. Che scegli? Questo così, tempo se non è importante, l'importante è qualità. Dormi bene quando vuoi, riposate bene, se chiaro, tutto tranquillo, allora ho pratica, anche poco. Lì arriva la tua tutta forza, concentrazione nella tua pratica. Quel momento arriva a vedere tutta la tua capacità, forza vera. Questo è il momento dove veramente quando sei veramente chi sei tu. Resto non conta, non conta, resto. Vedete sa che cosa dice. Volevo ringraziarla di aver accettato di insegnare da noi, e poi volevo ringraziare a tutti che ci sono venuti a tutti questo mese e anche domenica 24 gennaio, che sicuramente per voi è molto bello che lei ha cercato di venire, la ringrazio, e sicuramente per noi è anche una cosa nuova, no? È una cosa nuova perché un altro maestro, comunque è un altro modo di esporre gli insegnamenti, ma non per questo, cioè comunque molto, per noi ha valore, molto valore, quindi la ringraziamo, la ringraziamo molto. Non so, bellissimo. Oh, sorry. Wow. Preghiera, meditazione, non so, dipende dalla propria conoscenza, esperienza, no? Profondità della propria pratica. Questo porterà la sua preghiera e meditazione più utile. Allora, precisamente preghiera, qualunque preghiera va bene, secondo me. Poi ognuno c'è il suo, tutto va benissimo. Non c'è una preghiera per ogni singolo obiettivo. Perché preghiera tutto va bene. Tutto preghiera viene dal cuore, no? Una preghiera è voce di cuore. Meditazione è una. Senti, perfetto. Esperienza, no? Esperienza tu senti dalla tua preghiera, vero? Su questo preghiere nella lettura, qualunque preghiera secondo me va bene, quello che ti senti comodo va benissimo. Però questo collegamento, perfetto, collegamento
che portano avanti la tua più ispirazione e la realizzazione, no? Passo per passo per vedere crescita tutti i giorni. E questo la una ulteriore valore portare avanti con la propria vita tutti i giorni ti dà grande gioia, soprattutto confidence, fiducia su te stessa, fondamentale, no? Fiducia su te stessa, fiducia sul proprio valore, no? Riconoscendo questa crescita, questa tua propria, cioè tu riescono a sostenere tua anima dalla propria anima, no? Autosostegno. Questo la ti rende proprio libertà, no? Alla fine libertà, è questo, libertà dalla paura, disagio, no? Miseria, possono accadere qualunque cosa nella vita, ogni momento, vero o no? A ciò, perciò proteggere, no? Autonomamente da stesso proprio cuore e il senso della preghiera, come dire, lui chiama mantra, no? Mantra vuol dire preghiera, in realtà mi preghiera, mantra c'è tanti mantra, mantra vuol dire proteggere il tuo cuore, qualcosa, mente, perciò tutte le preghiere aiuta proteggere il proprio cuore, anima. Allora più o meno il nostro tempo. A proposito di tempo, di orologio, non tempo in generale. A proposito del tempo dell'orologio, il nostro tempo più o meno 5 minuti c'è comunque. Heather Glynn, you want to say something? Qualcosa, suggerimento? Any suggestion? Qui, pochi singi. Come si fa a praticare nella vita quotidiana? Nella vita propria quotidiana? Nel, ogni giorno, nelle 24 ore? Veramente possibile, c'è possibilità di praticare 24 ore su 24 ore, no? Meditazione di risveglio, meditazione di sonno, meditazione del sogno, pure. Poi c'è altri, qualche tradizione, c'è anche meditazione di cucinare, no? Mangiare, tutti. Anche passare tempo, passeggiare, meditazione camminata, abbiamo. Tutte queste cose, non un praticante vera, era con la esperienza, diciamo, no? Trasformano tutto ciò che fa nella vita nella pratica. Pratica senso qui, chiarissimo, abbiamo che sei perfezioni: generosità, moralità, l'amore, compassione, pazienza, perseveranza entusiastica, concentrazione e l'attenzione. No, possibile includere, no, integrare qualunque attività giornaliera nella vita, possono integrare nella sei perfezioni, pratica delle sei perfezioni. Diventa tutto la preghiera e la meditazione come fonte dell'ispirazione e la realizzazione, vero? Però non dicendo io faccio questa cosa, assolutamente no, difficilissimo. Però nella teoria, no? Anche nella pratica, esiste. Non è difficilissimo in realtà, una veramente per voi secondo me è più facile di me. Io sono nato in una cultura lady, che ne dico, lady, pigro, una lenda, in società, dietro,
Io ho dovuto fare un salto mortale, no? Arrivare qui, raggiungere la civiltà dell'Italia. Difficilissimo. Per voi, una già generazione, ha fatto una fortissimo impegno, presso, no? Per sviluppare la società, a livello individuale, industriale, tecnologia, scienza. Adesso è arrivata anche alta tecnologia della spiritualità, no? E voi, secondo me, più forza, inclinamento mentale, nella fisica anche, e più, per me è difficilissimo. Io sono nato in una in società, no? Piccolo, non fai niente, non volevo fare nulla. Detto, le mance civiltà, proprio. Da lì deve camminare, arriva lì, già è arrivato troppo. Gesù. Il cambiamento proprio drastico, no? O mortale. Per voi, i generazioni hanno fatto una cosa progressiva nella. Sicuramente io ho una, veramente tanti fiducia qui, questa società qua, no? Questo coraggioso, forte, riescono a prendere rischi per qualunque cosa fare, no? C'è una fortissima esperienza vissuta nella, no? Passate due guerre mondiali già, e noi non passate mai, né primo né secondo, no, non fate niente, non fate niente. Né fatto guerra, né fatto pace, senza guerra pace non c'è, allora pace mancava anche lì, niente, non fatto nulla, perciò è difficile, per voi è più facile, in realtà, perciò possibile, più possibilità per vostra inclinazione mentale, fisica e verbale, per me è difficile sì. Molto difficile, già stanco, già stancato, finisco quando la samsara completamente. Grazie, concludiamo qua, va bene? Grazie, ultimo dedica, facciamo, no? Chanju semjo rinpo che ma je panam pye ju chik kye wa nyam pa ne pa go ne go ndo be ju chik to chanju semjo rinpo che ma je panam pye ju chik kye wa nyam pa ne pa go ne go ndo be wa so chanju semjo rinpo che ma je panam pye ju chik kye wa nyam pa ne pa go ne go ndo be wa so grazie a tutti, grazie mille, grazie. Oh, abbiamo un po' di casa? No, lo devo lasciare qua, non so dove. Grazie.